ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Gesù replica così ai farisei che vorrebbero metterlo in difficoltà a proposito di una questione, quella del divorzio, che era già consentito dai tempi di Mosè. Al contrario di quanto noi immaginiamo, il divorzio già 1000 anni prima di Cristo era già una possibilità. Semmai è il matrimonio monogamico che è qualcosa di più moderno. Ma il punto che divideva i rabbini del tempo era sulle condizioni che rendessero possibile il divorzio, perché c'erano come due scuole di pensiero. Per una, più rigorista, il divorzio era consentito soltanto di fronte ad un caso conclamato di adulterio. Il divorzio, ben inteso, da parte maschile, perché quello da parte femminile non era ancora dato. Mentre c'era un'altra scuola di pensiero che riteneva che qualsiasi motivo, fosse pure una qualche irritazione del maschio, potesse giustificare una tale decisione. Per questo i rabbini chiamano Gesù e cercano di sapere cosa ne pensi. Ma come abbiamo ascoltato, Gesù alza immediatamente la posta e piuttosto che lasciarsi intrigare dalla casistica del tempo, torna all'origine, cioè al sogno di Dio sull'umanità. Per questo dice: all'inizio Dio li fece maschio e femmina. E cita questo testo che abbiamo ascoltato più distesamente nella prima pagina, che di per sé mira a fondare la specie umana più che l'unità della coppia. Ma Gesù argomenta a partire da due cose che sono, a mio parere, ancora la sfida che ci sta davanti. La prima: l'uomo e la donna hanno una comune origine e hanno una pari dignità. E come seconda cosa afferma che la relazione tra l'uomo e la donna è ciò che fa uscire dalla solitudine, giacché l'uomo non può ritrovarsi semplicemente con il vivere o con il fare, ma ha bisogno di trovare un interlocutore che gli stia di fronte, come è stato detto nella prima pagina. Dunque Gesù afferma insieme l'uguaglianza e la differenza, che a me sembrano essere le due cose che ancora, nonostante noi ci sentiamo così moderni, anzi post-moderni, è ancora tutta da conquistare. Ed è la ragione di ciò che spiega tanti fallimenti nella relazione tra le persone, che dice anche questa fragilità che ormai è diventata sistemica della famiglia, la mancanza di queste due cose che devono stare insieme, l'uguaglianza e la differenza. L'uguaglianza: in questi giorni abbiamo ascoltato un politico latinoamericano che nel pieno della sua campagna elettorale diceva: le donne devono tornare tutte a casa. Dunque, oggi capita di ascoltare ancora figure che vorrebbero che le lancette tornassero indietro, che tutta quella che è stata la crescita anche di consapevolezza della donna venga improvvisamente congelato in nome di una nostalgia imprecisata di un mondo che sarebbe stato. Ma venendo a noi più da vicino, ci rendiamo conto che questa parità non si dà ancora. Intanto nel mondo del lavoro ancora oggi c'è una evidente sperequazione tra l'uomo e la donna. Alla donna spesso fanno riferimenti i lavori più sottopagati. E tutto questo è la luce riflessa di questa mancanza di uguaglianza. Ma anche in tante crisi di rapporti tra maschi e femmine
si annida spesso questa mancata consapevolezza della parità. Questo è per me la prima grande questione, a cui oggi se ne affianca un'altra, e cioè la negazione non soltanto dell'uguaglianza, ma altri della differenza. Cioè quasi a dire che tra maschio e femmina non ci sia più alcuna differenza, anzi che il sesso stesso sia qualcosa di irrilevante, giacché ciascuno può autonomamente decidere come e quando. E quando parlo di sessualità non mi riferisco solo a ciò a cui magari state pensando, ma mi riferisco al fatto che essere maschio o essere femmina è un modo di stare al mondo, anzi di guardare al mondo. Perciò si tratta di uno sguardo che è profondamente differente. Non a caso il testo della Genesi dice che quando Adamo vede Eva, esclama: ora sì che essa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ma il testo annota che gli sta di fronte, anzi il testo originario dice gli sta di contro. Già, è questo di contro che dobbiamo ritrovare. La differenza significa che non siamo dei cloni, che non siamo fatti tutti alla stessa maniera, ma che abbiamo delle profonde differenze, che sono proprio queste differenze quelle che attivano il dialogo e fanno crescere la persona. Come capita a tanti nella fase iniziale dell'innamoramento, nello scoprire che proprio colei o colui che sta di fronte, che è così diverso da me, è tuttavia ciò che mi consente di capire meglio chi sono. Negare la differenza invece oggi è diventato un'altra insidia al dialogo e al confronto tra le persone. Uguaglianza nella differenza. Gesù conclude questo brano del Vangelo mettendo al centro dei bambini. Probabilmente si tratta di un testo che è stato interpolato, ma i bambini chi sono se non coloro che istintivamente percepiscono di essere uguali ma anche diversi, e in nome dell'eguaglianza si affidano con grande spontaneità all'altro, ma senza mai dimenticare di essere profondamente differenti. E Gesù mette il bambino al centro come l'immagine ideale della umanità che sa aprirsi all'incontro con l'altro, differente da sé. San Francesco, e concludo, quando costituisce i suoi frati, chiede che replichino all'interno della comunità il modello di una famiglia, e che tra i frati ci sia il padre, ci sia la madre, ci siano i figli. Perché nel sogno di Dio l'uomo esiste solo in questa relazione tra maschio e femmina, e l'immagine di Dio è soltanto questa forma di relazione. Tutto il resto è qualcosa di impoverito.